Bentornati sul canale. Oggi vedremo un video sugli UPS, a cosa servono e perché sono dei dispositivi così importanti per proteggere tutti gli apparecchi più sensibili che abbiamo in casa. Un UPS o gruppo di continuità ha per scopo principale quello di alimentare il nostro PC e le nostre periferiche quando capita un blackout, ma non solo. Riesce anche a filtrare le interferenze che arrivano alla nostra rete elettrica, proteggendo così il nostro computer o gli altri dispositivi elettronici. Infatti, la nostra rete elettrica nazionale ha un voltaggio di 230 volt alternati. In pratica, riceviamo un segnale ad onda sinusoidale. Questo in via teorica. Nella pratica, questo segnale viene spesso sporcato da disturbi provenienti da altri elettrodomestici, o peggio, da fabbriche vicine che usano grossi motori elettrici. Da qui l'importanza di proteggere gli apparecchi più sensibili come i router, i PC, i monitor, le TV, PlayStation, Xbox, eccetera. Io per proteggere il mio nuovo computer ho acquistato da Amazon questo UPS che supporta gli alimentatori con PFC attivo, di cui parleremo in questa recensione. Ma passiamo subito all'unboxing. Adesso facciamo una prova di accensione, collego la spina e lo accendo col pulsante superiore. Eccolo che si è acceso il LED verde che ci indica la presenza della rete elettrica. E ora simuleremo un blackout con la nostra solita lampada da lavoro. Ci colleghiamo alle prese sciuco protette, compatibili anche con spina italiana. E adesso stacchiamo la corrente simulando un blackout. Nel momento in cui mancherà la corrente, ci sarà un beep ogni 30 secondi. Questo farà anche accendere il LED della batteria che ci indica il funzionamento a batteria. Adesso colleghiamo l'UPS al PC e facciamo una prova sul campo. Allora, ho montato il gruppo di continuità all'interno di questo mobile porta PC. Ho collegato tutti i cavi, compreso il cavo di rete per proteggere anche la rete LAN. Adesso facciamo una prova staccando la ciabatta a vedere cosa succede. Ecco, è entrato in funzione l'UPS. E come vedete, PC e monitor rimangono accesi. E andata via la corrente. Sì, Johnny, è andata via la corrente, adesso la rimettiamo però.
Ora sta funzionando a batteria, segue un beep ogni 30 secondi. Adesso rimettiamo in funzione la ciabatta. Ed è ritornato con la rete 230. Ah, per chi non lo conoscesse, lui è il mio assistente di laboratorio. Presentati. Salve, mi chiamo Johnny Uno. Sono stato creato da Gianluca a giugno 2018. Mi muovo grazie a 9 motori. Posso ripetere le battute di alcuni film cult. Posso parlare, oppure posso risponderti grazie al mio assistente vocale. Ok. Spegniti. Per concludere, questo UPS non ha un filtro AVR, ma non ne ho trovati al momento disponibili a prezzi ragionevoli con PFC attivo. Comunque dai miei test si è comportato benissimo a pieno carico. Quindi vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Se ti è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, iscriviti al canale se già non l'hai fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per la visione. Ciao a tutti.